Ciao belli. Ciao belli! Allora, se vedete queste facce distrutte, scoppiate, è perché da ieri, da quando siamo saliti sulla nave, ne è successa di ogni. Il nostro viaggio in Sicilia inizia alla grande. Come al solito! Allora, la Grimaldi ovviamente non si è smentita e è partita con 5 ore di ritardo, infatti siamo usciti così. Ecco, stiamo uscendo dal porto e sono le ore 2:09 di notte. Perfetto, con non lo so, ore di ritardo, 5 ore di ritardo. Dopodiché abbiamo avuto la grande idea di andare giù alle terme naturali libere di Segesta, perché abbiamo prima parcheggiato per vedere il tempio di Segesta, però eravamo morti perché avevamo dormito circa 3 ore e non ce la facevamo a farci tutta la scalinata, una camminata sotto il sole, non ce la facevamo. Abbiamo detto vabbè, andiamo alle terme. Alessandro ha trovato sto fiume giallo, doveva essere bello, c'è cioè, tutto un percorso a piedi nel fiume e infatti era bello. Vi facciamo vedere qualche foto, eccole qua. Il problema qual è stato? Che non riuscivamo più a uscirne da ste terme, sì. E la strada era chiusa e il mammut non riusciva più a salire la salita dove eravamo scesi, e la strada era chiusa, né in retromarcia né in prima, niente abbiamo provato. Ha provato Alessandro prendendo una grande rincorsa, questo camper niente. Che sgommava e ritornava giù, e niente. La gente intanto che provaci, sarà creata una grande alleanza. C'è stato un simpatico signore che ci ha detto: c'è un mio amico che vi dà una mano a tirarvi sì. fuori da qui, aspettate qui. Sì, perché ovviamente lui non è che mi ascolta, Anastasia, abbiamo l'assicurazione col soccorso stradale incluso, chiamiamo l'assicurazione. Stavamo no! in un posto sperduto, vabbè dai, ci dà una mano, usciamo subito. E infatti ci è venuto a dare una mano. Ci è venuto a dare una mano un soccorso stradale. Esatto. E è questo qui. Che succede però? Che poi, sì, tutto bene, finalmente siamo usciti dall'incubo, siamo di nuovo su strada, scendiamo dal camper. L'unico problema è che ha sfondato mezzo paraurti davanti, perché... Così, tranquillamente, per tirare sul camper di fronte, si è tutto rotto. Dopo che gli avevo detto anche, guarda, c'è il paraurti davanti che è un po' particolare, lo vogliamo smontare, No, no, lo attacchiamo qui sotto, non c'è ci problema, penso io. Ma che ci vuole? Ci penso io, faccio io. E infatti, questo è quello questo che è successo. Ecco, tutta questa disavventura non l'abbiamo pagato, ovviamente, e lui, no. ovviamente ci ha minacciato prendendo un mandrillo in mano, prendendo un pezzo di ferro in mano, non mi volete pagare, ma che chi è, ma che sei a di pallevite. Mi ecco il danno, vaffanculo, va. Ovviamente vuole essere pagato, ma col cazzo che te pago. Ma un cazzo te pago. Vabbè, se ne è andato imprecando in siciliano, non so che cosa ci ha detto, non lo so. Meno male che non abbiamo capito. Ha detto non tornate mai più dalle mie parti. Non tornate più a Castellammare. E quindi il pranzo che a Castellammare non tornerà. Ma manco ci torniamo più! Tranquillo! Morello però, vabbè, lui voleva essere pagato. E quindi niente, tutti i nostri piani si sono un po' stravolti. Adesso stiamo a San Vito Lo Capo, in un campeggio, perché avevamo bisogno proprio di fermarci un attimo e capire dove stiamo a sbagliare, che stiamo a fare, cioè perché cioè, è successo, e quindi vabbè, però tutto a posto, mo ci riacchiappiamo e qua c'è una spiaggetta di fronte bella, domani credo che andremo a vedere la riserva dello Zingaro. Sì. Incrociamo le dita, chissà che magari cade da qualche diruba. Vabbè, intanto se fammi la birra. Esatto, è tutto qua, ci vediamo presto. Cin cin. Ciao.